Ciao a tutti, ciao e benvenuti nel magico mondo di Ploppy. Allora, oggi dopo questo ciclo di eventi siamo ritornate e faremo una serie di video. Oggi vogliamo parlarvi un pochino della fiera, cose random e mostrarvi anche un nuovo materiale creativo che ho acquistato e che appunto mi è arrivato una volta conclusa la fiera. Allora, iniziamo subito con queste gemme che ho acquistato su AliExpress. Sì, e sono davvero molto carine e speriamo di utilizzarle al meglio. Esatto, perché sì, è vero, il materiale è bello, però se è utilizzato così un po' alla cavolo non rende. Quindi vediamo subito cosa ho acquistato. Allora, iniziamo, come vi stavo appunto dicendo, da queste gemme. Queste le ho acquistate su AliExpress. E vediamo se riesco ad aprirle così. Esatto, allora sono due misure diverse. E io in realtà avevo già questa tipologia di gemme perché me l'avete anche vista utilizzare in determinate creazioni, soltanto che avevano i buchi perché sono quelle che si utilizzavano per non lo so, i tessuti. Queste invece no, non hanno alcun tipo di buco e sono veramente veramente belle. Guardate che luce bellissima fanno, bellissime, e sono di vari colori ovviamente. E poi ho preso anche di una misura, questa è di una misura un pochino più grande. Vi faccio vedere qualcuna. Eccole qua, guardate anche queste, che bellissima luce che fanno. Poi mi sono arrivate anche l'acquisto insomma che ho fatto da Gea Creation. Questo acquisto l'ho fatto prima che lei chiudesse il suo canale Etsy e aprisse un suo vero e proprio canale. E allora iniziamo, eccolo qui. Ecco qui il pacchettino. Questo l'ho tolto insomma dalla confezione e l'ho incollato qui. E vediamo subito cosa ho acquistato. Allora, adesso vi faccio vedere il suo bigliettino, ma non so se sia già aggiornato oppure no. Allora, vediamo se lo mette a fuoco. Abbiamo la sua email, Gea Creations sit @gmail.com, Instagram Gea Creation e YouTube Gea Creation, negozi Etsy, li potete vedere qui. E comunque vabbè, per quanto riguarda il negozio Etsy, se ho capito bene, lei non ha più il suo negozietto, ma ha un pro al suo, ha, insomma, proprio il suo sito ormai. Allora spostiamo un attimino queste cose e andiamo a vedere cosa ha acquistato. Ha acquistato diversi stampini che non avevo. E comunque volevo provare qualcosa di Gea, visto che da lei non avevo ancora acquistato. Volevo farvi questo video quando mi arrivavano anche altri stampi che ho acquistato, però vabbè, ho preferito iniziare perché questi stampi li voglio utilizzare. Allora, ho acquistato questo bellissimo stampo con queste greche tutto intorno, che è stato abbastanza utilizzato anche da altre creative, però a me mancava, e visto che mi aveva incuriosito, ho detto perché no, utilizziamolo. In genere, voi lo sapete, le basi che io utilizzo per le mie creazioni sono realizzate per la maggior parte a mano, nel senso che io utilizzo da un po' di tempo, lo sapete, ho le basi in legno oppure le basi cameo fatte quelle lì in alluminio e poi sopra ci realizzo io il cameo. Però mi è tornata la voglia comunque di come dire, di colare la resina e quindi mi sono detta perché no, acquistiamo insomma qualche base nuova. Poi ho acquistato anche questo cristallone. Dov'è qua che si apre? Ok, ho acquistato questo cristallone che mi ha molto incuriosita. E guardate tra l'altro com'è lucido.
Non so ancora bene, ovviamente, come utilizzare questa base, però una mezza idea ce l'ho. Vedremo cosa, insomma, ne uscirà fuori. Forse realizzerò un creiamo e scopriamo le creazioni in resina, o comunque li dividerò. Vediamo. Adesso che ormai gli eventi sono finiti, ho anche la possibilità, ovviamente, di sbizzarrirmi di più anche con i video. Allora, questo visto così non gli dareste 1 euro, però vi assicuro che visto in foto la creazione completa è veramente veramente bello. È un cristallo, vediamo se riesco a farvelo vedere bene. È un cristallo anche questo, però ovviamente più piccolo. E effettivamente quando l'ho visto così ho detto ma forse ho sbagliato ad acquistare, invece no, guardando all'interno ho capito di aver acquistato appunto il cristallo che volevo. Ovviamente lo andrò a colare e vedremo insieme cosa ne uscirà fuori. Poi questa base è un po' più semplice, ma anche questa mi mancava. Ok, anche questa mi mancava. Allora, in pratica, se ho capito bene, dove ci sono i cuoricini dovrebbero essere quelli proprio inventati o comunque ideati da Gea. Qui appunto il cuoricino mi sembra che non ci sia e credo neanche qui. Quindi qui che io vedo il cuoricino, non so se lo vedete anche voi, vedete qua. In pratica credo che sia stato proprio ideato da Gea, quindi questo è proprio uno stampo suo. Oddio, correggetemi ovviamente se ho sbagliato a interpretare la cosa, ma dovrebbe essere così. Poi vediamo quest'altro stampo che visto così ovviamente non gli dareste 1 euro, ma vi assicuro che nel momento in cui lo andate a colare è veramente carino, perché vedete così non si capisce niente. Però ci sono tutti dei particolari all'interno. Vedete tutti i fiorellini, foglioline. E sto cercando. Eccolo qua, qua è il cuoricino. Quindi scusate. Eccomi, allora, scusate la squillata di telefono. Dicevo, anche qui in questo stampo appunto c'è il cuoricino, quindi credo che anche questo sia un'idea di Gea. Allora, come si vede qui, in pratica ci sono queste pieghe. E la cosa non è che mi sconfifferà molto, vi sono sincera. E spero che comunque non diano fastidio allo stampo una volta completo, perché io non realizzo soltanto la cornice, ma faccio anche la base. Credo che comunque sicuramente si vedranno all'interno dello stampo. Invece, guardate, questo è perfettamente liscio. E questo un pochino di onde ce le ha, però non eccessive come ce l'ha questo. Non lo so, insomma, ragazze, andremo a colare il tutto e vedremo insieme. Però, sono sincera, mi dispiace perché non si tratta di essere pignoli, ma se acquisto uno stampo, mi dispiace che ci siano queste cose all'interno. In genere è pur vero che molte utilizzano soltanto la cornice, ma io no. Quindi voglio che lo stampo sia perfetto. Però andiamo avanti. Andiamo avanti. Ho acquistato queste cabochon, dove stanno di diverse misure, perché quelle che avevo io è solo di un'unica misura, se non mi sbaglio, è questa qui grande. Adesso vediamo, questa, se non mi sbaglio, io ho questa, questa, no, forse ho questa. E mi mancavano queste due misure. Non so, insomma, se le utilizzerò a breve, però mi faceva piacere appunto averle, anche perché vedete sono lucidissime e sono in gomma. Quelle che ho io sono plastificate e quindi si fa un po' fatica a tirarle fuori. Quindi niente, mi faceva piacere avere anche queste qui in gomma. Ok. Poi
Poi, vediamo un attimino. Penso di aver finito, sì, ho finito. E come omaggio, Gea mi ha dato questi bellissimi flakes. Comunque, questo qui sulle tonalità del bianco che io utilizzo molto, e queste qui sulla tonalità invece del viola e del blu, molto belli. Allora, poi qui veramente stendere un velo pietoso, perché ora vi faccio vedere. Per chi diciamo è creativa come me ed è iscritta a diversi gruppi riguardanti il Fimo, sa che tempo fa avevo chiesto delle informazioni, cioè qualche settimana fa, insomma, prima del Comic Con, avevo chiesto delle informazioni su quale sito potessi acquistare delle gemme che avevo visto su Instagram. Allora, cosa è successo? Copro un attimino qui l'indirizzo. Allora, ho acquistato da questo sito, che ora vi faccio vedere come si chiama. E questo sito in pratica aveva postato queste gemme, ed era proprio la foto di riferimento dove avevo visto appunto queste gemme, che poi non sono delle gemme, ma avete presente le bolle chiamate bolle di sirena? Esattamente quelle, soltanto che le avevo viste belle grandi e non riuscivo a trovarle da nessuna parte. Visto che questo sito era comunque un sito straniero, temevo appunto le spese di spedizione che fossero eccessivamente alte, però insomma non le avevo trovate da nessun'altra parte, quindi mi sono detta va bene, inizio ad acquistarle qui, poi nel caso le trovo altrove a meno, le acquisterò poi successivamente a meno. Allora, vi dico, la confezione è veramente simpatica, come vi ho fatto vedere arriva, ora ve la chiudo così la vedete anche voi, arriva tutto in questa scatolina, vedete qui c'è anche il loro logo, è veramente veramente carina. All'interno poi lo aprite ed è così, no? Ci sono tutte queste, come dire, questo riempimento, questa carta di scarto di riempimento per non danneggiare ciò che c'è all'interno. Come aprite c'è un profumo bellissimo, e poi scavando ho trovato questo, che è appunto il sacchettino delle cose che ho acquistato. Allora, mettiamo da parte un attimino lo scatolo e vediamo cosa ho acquistato. Io vi dico che già l'ho scattato perché ero curiosissima. Allora, vedete, all'interno ci sono tutte queste erbe e mi sembra anche, non lo so, del truciolato, come si dice in italiano, comunque terra, non lo so, comunque queste erbette, e emanano un profumo bellissimo. L'odore, poi ho capito cos'è, è di camomilla. Allora, all'interno poi c'era questa confezione fatta così con le gemme, e io sono andata a cercare come una pazza dove ci fossero queste, vabbè, io le chiamo gemme, ma perdonatemi, queste bolle. Dove stanno le bolle? Dove stanno le bolle? E il pacchettino era questo. E cosa esce all'interno? Una e due. Epic fail. Forse è meglio prendere le forbicine. Quindi, dicevo, una e due. Guardate qua poi che casino che fa sta roba. Cioè, io ho pagato la modica cifra di $22 per avere queste due gemme. Cioè, allora, qui sicuramente avrò sbagliato io, nel senso che magari non ho letto bene la descrizione per quanto riguarda le quantità, non lo so. Quindi, oddio, io non so se ve lo posso consigliare oppure no. Le bolle d'acqua sono bolle d'acqua fatte bene, per carità, non c'è dubbio, anche se, ecco, vedi, ecco qua. Vediamo se riesce a mettere a fuoco. Ci sono delle schegge all'interno. Non so se adesso dalla videocamera, per la luce riflessa, si può notare bene. Però, aspettate, adesso faccio un attimo di zoom. Zoom, eh? Facciamo un attimo lo zoom. Vedete questi difetti?
Guardate qua la scheggia. Io sta cosa, se due cose le ho pagate con la spedizione compresa, ma 22 dollari. Ma potevo mai ricevere un pacco più pacco di questo? No, vabbè. Non ho parole. Veramente non ho parole. E poi tolgo un attimino un po' di zoom. In tutto ciò, una confezione, sì, è carina l'idea, diciamo, di mettere queste cose che fanno odore, come appunto vi dicevo, ecco qui la camomilla, ma guardate qua che schifo che rimane sul tavolo. E poi come omaggio, vabbè, questo, che io non so neanche cosa sia, sto coso. Non lo so, ragazzi, veramente scusate, ma sono rimasta veramente delusa. E poi questo è il loro bigliettino, infiniti bigliettini. Vabbè, vabbè, ad ogni modo, se volete, questo è il suo bigliettino. C'ha veramente diverse pietre, gemme, eccetera. Il negozio è veramente carino, però non lo so, sicuramente avrò sbagliato io a non leggere bene. E poi vi dà anche la descrizione di quello che insomma avete preso. Vabbè, io stenderei un velo pietoso. Dopo vado a buttare questo. Guardate, cioè veramente non so se si riesce a comprendere che è tutto glitterato, però cioè guardate qua casino che rimane. Io dopo questo purtroppo lo devo buttare. Cioè, guardate, perfetto, un casino. Va bene, ragazzi, insomma, questo è tutto il mio acquisto e il resto deve ancora arrivare. Scusate, no, io devo pulire e poi continuo. Eccomi tornata. Allora, ho pulito la meno peggio, però dovevo togliere tutta quella schifezza che ormai si era formata sul tavolo. E niente, voglio approfittare un attimo, 2 minutini, per fare le mie considerazioni velocemente, per quanto riguarda questi eventi ai quali ho partecipato. Allora, molte, diciamo che mi chiedono spesso delle considerazioni per quanto riguarda le fiere, visto che comunque partecipa a diversi eventi, eccetera. Allora, io rispondo sempre così, perché credo che sia il modo più corretto e giusto, diciamo, da rispondere a questa domanda. Perché dico questo? Perché credo che ogni cosa sia da valutare partecipando, perché se a un determinato evento magari a me può andar bene, a te può andar male, a me può andar male e a te può andar bene. Ci sono diversi fattori che incidono nel partecipare a un determinato evento. Ovviamente cosa può incidere? I costi. Uno, i costi che possono comprendere il trasporto, l'alloggio, il banco, il cibo, le bevande, ovviamente bisogna anche nutrirsi. Però se magari io questi determinati costi non ce l'ho perché gioco in casa, in che senso? C'ho soltanto il costo di uno stand, ma la fiera sta appunto a Napoli, come nel caso del Comic-Con, e quindi togliete il costo dell'alloggio, togliete il costo del cibo, perché ovviamente mi faccio un panino e mi passa la paura, oppure che ne so, la sera prima mi faccio un po' di riso, mi porto poi la scodella con il riso. Insomma, comunque dei costi che ovviamente se io sto fuori ho, ma se gioco in casa non ho. E quindi magari quando mi chiedono ma conviene andare al Comic Con, parlo sempre di noi creativi. Quindi parlo sempre di noi che andiamo lì ed esponiamo creazioni, non parlo di persone che ovviamente vendono gadget e cose varie, perché su quello ovviamente io non ci posso mettere bocca, non vendendo quella tipologia di merci. Io sinceramente non posso esprimermi assolutamente in alcun modo. Io sono abituata a parlare di quello che conosco, di quello che non posso sapere, ovviamente non parlo. Chiusa parentesi. E
E quindi quando appunto altre creative mi dicono ma il Comic Con è una fiera buona, dove appunto mi conviene venire eccetera, se che ne sono sede di Napoli, io dico sempre allora, per quanto mi riguarda, io che sono una creativa di Napoli, ci partecipo e mi sono sempre trovata bene, quindi ti dico sì, secondo la mia esperienza personale, però dico anche non so se la farei se non fossi di Napoli, perché magari appunto ci sono determinate spese da affrontare e quindi io non ti saprei dire. Altra questione per quanto riguarda il Romix. Il Romix più o meno va di pari passo per quanto riguarda le creazioni, il mondo creativo con il Comic-Con. Perché dico questo? Nel senso che essendo fiere del fumetto e non prettamente improntate su creazione, quindi su materiale fatto a mano, diciamo che la clientela che c'è in queste fiere non è prettamente mirata per ciò che noi esponiamo. Quindi il Romix, anche lì, io sì, vado lì in trasferta, però avendo diciamo un seguito, avendo determinate persone che ormai mi conoscono, perché ormai vado lì da tempo, io ovviamente ci rientro, altrimenti non sarei folle ad andare a Romix se non rientrassi, diciamo, nelle spese, nei costi, eccetera. Però vi dico anche la verità. Queste sono fiere del fumetto. Andare a questa tipologia di fiera con delle creazioni fatte a mano non è, diciamo, facile, facile, perché con il discorso che ho fatto prima, non ci sono dei clienti, dei potenziali clienti mirati per quello che noi esponiamo. Invece, so che è una fiera molto buona per quanto riguarda ciò che noi facciamo è Miniature Italia. Perché? Perché non è una fiera del fumetto, ma è una fiera mirata, a una clientela mirata proprio in base a quello che tu esponi. Quindi è più facile che tu rientri nelle spese, nei costi, eccetera, e ci guadagni anche bene. Almeno è quello che si evince dai video, dai tanti video di persone che insomma hanno partecipato a quella fiera. Io non ho mai partecipato. Perché? Perché il mese prima io vado al Cartoomix e vi sono sincera, andare anche a Miniature Italia. Lo sto valutando però magari più in là, perché dista, diciamo, la distanza tra una fiera e un'altra, ovvero il Cartoomix e in Miniature Italia, è meno di un mese. Quindi mi devo organizzare veramente veramente molto bene, perché oltre agli eventi ovviamente io realizzo su richiesta, per mantenere vivo ovviamente anche i social, realizzo app, insomma fare tutto in co così poco tempo per me diventa veramente difficile, perché lo sapete, poi da dopo marzo viene aprile e maggio, quindi Cartoomix, Comic Con, Romix, insomma una fiera una dietro l'altra, per me veramente poi diventa veramente difficile partecipare a tutte le fiere. Ovviamente sarebbe bello poter avere la possibilità di partecipare a più eventi possibili, perché è veramente bello, no? Spostarsi anche da una parte a un'altra dell'Italia, incontrare più persone, nord, sud, centro, però insomma non è sempre facile. Tra l'altro un'ultima considerazione che voglio fare è questa: io ho notato comunque che, nonostante ora parliamo di fiere del fumetto e quindi vi ripeto la premessa, non sempre idonee per quello che noi facciamo, però è pur vero che se tu fai cose fatte a mano sono maggiormente apprezzate da Roma in su, assolutamente. Più disposti al sud è più difficile trovare una clientela disposta a comprendere che un prodotto fatto bene e fatto a mano
È un prodotto che deve essere valorizzato, che ha un costo, e che giustamente non te lo posso vendere a un costo di una cinesata, insomma, assolutamente non è possibile perché comunque dietro c'è lavoro, c'è materiale, c'è ingegno e va valorizzato. Ecco perché, diciamo, in fiera, in queste tipologie di fiere, io porto sia il pezzo più lavorato, dove c'è appunto lavoro e anche un'ingegnosità dietro pensata, insomma, non so come la volete mettere, comunque è un pezzo più lavorato e più ricercato. Ma c'è a fianco anche cose piccoline, come appunto le fan art, le principessine o quel qualsiasi cosa voi vogliate, insomma, che riesce a vendere anche ovviamente a una clientela non mirata a quello che noi facciamo, ma che comunque passa di lì, che gli piace la cosa particolare, insomma, che non costa tanto e se la prende. Però, vi ripeto, qui in Italia, per quello che io so, fiere mirate a quello che facciamo noi, che c'è quella clientela mirata, ce ne sono veramente poche. Miniature Italia. Credo l'artigianato in fiera. Creativa sì e no, nel senso che almeno io la vidi qui a Napoli, però da visitatrice, per la maggior parte ci sono appunto materiali che ti servono per creare, ma creative vere e proprie, insomma, ne ho viste poche se non nessuna, a meno quando andai io qualche anno fa qui a Napoli. Altrove non ve lo so dire perché torniamo sempre al solito discorso. Non metto bocca su cose che non conosco. Quindi, anzi, ditemi voi, fiere, eventi, che comunque secondo voi la creatività viene premiata, o meglio ancora, c'è una clientela mirata per quello che noi facciamo. E niente ragazze, con questo è tutto. Abbiamo scambiato anche qualche quattro chiacchiere, però ovviamente aspetto le vostre opinioni nei commenti perché è sempre buono aggiornarsi, conoscere anche cosa ne pensate voi secondo le vostre esperienze. Per sentito dire, credetemi, lascia il tempo che trova, nel senso che, come vi dicevo prima, ogni cosa, se avete un dubbio, una cosa, va provata, tentate. Mal che vada ci avete provato, vi siete tolte il dubbio, perché si campa una volta, ragazze, parliamoci chiaro. E io sono dell'opinione che bisogna provare. Quando io ho fatto il mio primo Comic Con, mi ero da poco laureata e mi sono detta, perché no? Proviamoci, tentiamo. Se non va, non va, però se va, io magari mi posso aprire una nuova strada, un nuovo orizzonte, non lo so. E ci ho provato, andò bene. Non andrà bene sempre, per carità. Io sono anche abbastanza, non so come si dice, fatalista. Non lo so, nel senso che so che le cose non durano per sempre, che a tutto ha un tempo, un inizio e una fine. Per ora, diciamo, alcune cose, alcune volte va meglio, alcune volte va meno meglio, non si può dire. Insomma, va meno bene. Però si affrontano le cose, si provano e bisogna provarci, restare sempre lì a rimuginare. Non lo so, io credo che arrivato a un certo punto non ci abbiamo più nulla da perdere, bisogna reinventarsi. E certo, fatto sta che però voglio fare una premessa e questa ci tengo veramente a dirlo. Non è che dopo un mese, 2 mesi, 6 mesi che praticate, fimo mi viene da dire, ma non è corretto dire così, nel senso che avete iniziato da poco, ecco, diciamo tutta la verità. E vi buttate a fare una fiera dove comunque ci sono dei costi non indifferenti. E vi invito appunto ad andare a vedere, tra l'altro, ogni sito di ogni fiera c'ha la parte, no, esponi o espositori, e voi potete andare a controllare quanto costa uno stand, eccetera. Quindi valutate da sole e
appunto dicevo, io inizio da poco, che ne so, 5-6 mesi. Penso di essere arrivata chissà dove e vado ad una fiera, un mercatino, espongo le mie cose e poi dico no, ma mi è andata male, oppure metto le cose a poco e a niente perché ho paura di non portare nulla come risultato. Uno, stai illudendo te stessa, ma questo lo dico con tutta la sincerità del mondo, perché pensate che io il primo evento l'ho fatto dopo anni che creavo e ce l'avevo messa tutta, ma è giusto così, cioè nel senso, tu devi comunque portare un prodotto che poi può piacere come non può piacere, cioè questo non ci piove, ma non puoi, secondo me, avere la presunzione di dire: ho seguito qualche tutorial, considerate che quando abbiamo iniziato noi non c'erano manco tutorial, quindi avere la presunzione di dire ho seguito qualche tutorial, ho fatto un po' di pratica si intende qualche mese, vado in fiera, poi non vendi e allora inizi a mettere prezzi assurdi. Io ho visto creazioni fatte a mano, per i quali appunto io ritengo che ci sia del lavoro dietro, del tempo dietro, messe a 3 euro, a 5 euro, e non parlo di dolcetti per carità, ma parlo proprio di bamboline. È normale che tu, uno, fai un male a te stessa perché giustamente ti svaluti e dici, non lo so, ti butti a terra, dici ma non sono in grado, vedi le mie cose non piacciono, eccetera, ma è vero, ti sei messa in gioco. Non voglio contraddire quello che ho detto prima, però comunque devi un po' fare pratica, non bisogna buttare tutto così. Allora dici ho fatto X mesi, un po' di pratica, ogni tanto, una volta a settimana, insomma, e mi vado a fare il mercatino alla fiera, poi non va bene, allora butto una possibilità nel water. È un peccato, bisogna impegnarsi, esercitarsi, arrivare ad un obiettivo, ad arrivare a un livello, e poi, insomma, secondo me, questo è ovviamente un mio modesto parere, dopo aver raggiunto un proprio stile, no? Buttarsi nella mischia, perché allora lì sì che puoi, diciamo, veramente valutare se per te la cosa vale la pena farlo oppure no. Ma prima, avere paura, diciamo, di non portare risultati, perché magari vedi che metti, che ne so, una bambolina che mo sta iniziando e la metti, ho visto prezzi assurdi, 20 euro. Poi ho visto successivamente gli ultimi giorni di fiera a poco e a niente, 5 euro, 3 euro, ma proprio regalati. Tu fai, ripeto, male a te stessa, male tra virgolette al mercato dell'handmade. Perché dico questo? Perché giustamente chi non è del settore, tipo che ne so, passa la mamma con la figlia, no? Va ad un banco, c'è del lavoro dietro, è veramente del lavoro dietro di anni. E dice: Madonna, belle, bellissime, però ste cose, che ne so, 20 euro, no? Quando mai? Io le ho viste da un'altra parte a 2 euro. Allora, per accontentare la figlia, compra la cosa di 2 euro. Ma voi così, no? Fate del male proprio all'handmade. Poi non ci lamentiamo che ciò che facciamo viene svalutato. Siamo anche noi a svalutare il mercato dell'handmade. Non so se, insomma, non so se sono riuscita a esprimere a parole quello che comunque intendo per davvero. Lo so che questo è un video che sta diventando un po' troppo lungo, però credo che magari possa essere d'aiuto sia a chi si è trovato in una situazione appunto di mortificazione, perché appunto vi ripeto, ha iniziato da poco e poi è andato a fare il mercatino, la fiera, e si è trovato appunto uno stato di mortificazione, ha abbandonato tutto. No, non devi abbandonare, esercitati. Scusate, esercitati, trova un tuo stile, non arrenderti e poi riprovaci. Ma non buttate tutto così al vento per quella ansia di dover fare. Queste cose vanno fatte con calma perché è uno studio che c'è dietro.
Non dovete pensare, ah vabbè, allora lo fa quell'altro lo faccio pure io. Sì, però vedete, cioè non vedete soltanto la punta dell'iceberg, vedete come quella persona è arrivata a fare quello, vedete il lavoro, gli anni che ci sono dietro, i sacrifici, perché non vi pensate, cioè non credete che questo sia l'alternativa facile. Che tutti possono fare tutto, cioè non è facile, tutti possono fare tutto nel momento in cui però c'è costanza e lavoro dietro, punto. Per ogni cosa, anche quello che vi sembra la cosa più scema, più semplice, c'è lavoro, c'è sacrificio, c'è esercizio, come vi dico sempre, no? Lavoro, costanza, passione, sempre, 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 non date mai nulla per scontato, mai. Fatemi sapere ovviamente, ovviamente, fatemi sapere cosa ne pensate, fatemi sapere se comunque la pensate in modo diverso, non c'è problema, anzi io sono assolutamente open mind, disponibile al confronto, magari appunto posso cambiare idea se ci confrontiamo, reputo più giusta la vostra idea, ci rifletto, cambio idea, insomma fatemi sapere, non ci sono problemi, commentate, fatemi sapere. Con questo è tutto, io vi mando un forte abbraccio e ci vediamo alla prossima. Ciao!